Il Parco del Serio nasce nel 1985 per volontà istituzionale della Regione Lombardia, che con la legge 86 dell'83 istituisce i parchi a salvaguardia del territorio, del paesaggio, della biodiversità e di tutto ciò che comporta la valorizzazione dei prodotti e delle attività locali. Il Parco del Serio è formato da ben 26 comuni, 11 sono cremaschi, da Montodine a Sarniano, e 15 sono bergamaschi, fino ad arrivare a Seriate, per una popolazione sui 130-140.000 abitanti. Il fiume Serio taglia di mezzo tutta questa vasta area. Pensate che da Seriate a Montodine sono poco meno di 50 km per una larghezza che va da 2 a 5 km di diametro. È un parco che ha origini quasi al 90% agricole, con delle realtà molto belle di tipo naturalistico. Il consiglio direttivo del parco cerca di gestire al meglio le sue funzioni. Le funzioni del parco possono essere riassunte principalmente in tre grandi funzioni: tutela della biodiversità e il tentativo di ricostruirla dove possibile. Tutela del paesaggio, il saper legare il paesaggio esistente con quello proposto dall'uomo con le sue attività, facendo in modo che questi due paesaggi, quello vecchio esistente e quello che verrà, si integrino armonicamente. La legge non prevede solo tutela o blocco o salvaguardia, e quindi la terza funzione coincide con il garantire lo sviluppo socio-economico nel territorio, ma anche un suo sviluppo culturale ed etico. Tutto questo come? Lo sviluppo consiste prima di tutto nel sostenere tutte le aziende, soprattutto quelle agricole, che curano e coltivano i terreni. Per questo, il Parco del Serio, negli ultimi anni, ha promosso anche il marchio dei prodotti agroalimentari come la polenta, la farina a polenta, le carni, la frutta e la verdura tipiche del nostro territorio. Il parco chiede agli agricoltori di tutelare maggiormente con biodiversità i propri prodotti e il proprio territorio. Il parco poi si pone una funzione culturale: far sì che i cittadini vivano sempre di più il parco attraverso la sua fruizione, soprattutto sportiva. Oltre alle iniziative offerte lungo tutto il parco, sono state costruite molte strade ciclabili o ciclopedonali per permettere di fruire facilmente del parco, di conoscerlo. Mettendo a dimora molti alberi, si cerca di rendere più verde e più ricco di alberi il nostro territorio e di non spogliarlo come in tanti altri luoghi, di avere insomma una fruizione più precisa e puntuale per quanto riguarda la biodiversità. Negli ultimi anni, tuttavia, il numero di alberi lungo le rive dei campi e lungo le strade sta drasticamente diminuendo. L'impegno del Parco del Serio e l'invito alla cittadinanza e agli agricoltori è quello di mantenere gli alberi lungo i campi, lungo le sponde dei corsi d'acqua, perché questi, come sappiamo, portano una qualità della vita e una qualità dell'aria migliore. Il Parco regionale dell'Adda Sud è stato istituito dalla Regione Lombardia nel 1983 con il compito preciso naturalmente di tutelare le rive dell'Adda e le zone migliori dell'Adda, che purtroppo negli anni precedenti c'erano stati dei comportamenti molto disastrati, tante cave, tante discariche di rifiuti e tanti anche disboscamenti. Allora la Regione Lombardia ha ritenuto opportuno, giustamente, di tutelare queste aree. Il compito nostro è quello proprio di tutelare questo ambiente, non solo dal punto di vista ambientale vero e proprio, quindi piante, fiori, eccetera, ma anche delle strutture edilizie che sono all'interno. Quindi tutto quello che viene costruito all'interno o comunque che si può autorizzare deve passare dai nostri tecnici. Abbiamo un piano territoriale con delle norme precise che vanno in ordine per poter o meno costruire o ristrutturare le costruzioni che ci sono all'interno, sia con le associazioni che con gli agricoltori stessi. C'è un buon rapporto di collaborazione. Naturalmente noi teniamo in considerazione che l'agricoltura deve essere salvaguardata, anzi incentivata anche dal parco, e quindi non ci sono particolari problemi con l'agricoltura, ma anche con le altre attività che ci sono all'interno. Specialmente dalla parte cremonese
o Cremasca, che dir si voglia, abbiamo delle zone ambientali veramente ottime. Abbiamo il bosco di Rivolta d'Adda, che è proprio adiacente al Parco della Preistoria, che invito le persone che mi sentono ad andare a visitarlo, perché è veramente bello. Poi man mano che si scende abbiamo il porto di Formigara, abbiamo Credera Rubiano con delle zone magnifiche, il porto, dicevo, di Formigara, che deve essere visto, adesso verrà sistemato un po' dalle amministrazioni pubbliche. E continuando il percorso abbiamo Pizzighettone, che oltre a essere un centro murato molto, molto di classe, abbiamo anche delle zone dei SIC, i cosiddetti SIC, siti di interesse comunitario, che sono appena a Valle del Ponte, che sono magnifici, con Martin Pescatore e tante altre presenze piacevoli, ecco. Poi proseguendo sempre verso valle arriviamo a Crotta d'Adda, e a Crotta d'Adda abbiamo le famose torbiere, che abbiamo recuperato e sono da vedere. Una presenza forte da parte nostra, che dobbiamo naturalmente mettere in evidenza, è il ritorno della cicogna bianca. Nel 2001 erano state messe a Castiglione d'Adda, sempre all'interno del parco Adda Sud, a confine fra la zona cremonese e la zona lodigiana, abbiamo messo in cattività alcune coppie di queste cicogne, hanno proliferato, e probabilmente il richiamo ha fatto sì che nel giro di 10 anni attorno a questo centro, ma non solo, anche distante, Cavenago, per non dire Montodine, per non dire anche altri paesi cremaschi, troviamo le cicogne di passo che si fermano e nidificano. La gente rimane più verso casa e si accorgono solo ora che abbiamo delle zone umide e dei boschi magnifici attorno all'Adda e a 4 passi da casa, proprio una volta si diceva un colpo di fucile, adesso diremmo a 4 pedalate proprio da casa, mettendo in parafrasando un po' alcuni che parlano bene delle biciclette, quindi questo è un bene. Ecco, noi vorremmo proprio continuare su questa strada. Abbiamo realizzato un percorso naturalistico che da Rivolta d'Adda arriva a Lodi, tutto in mezzo al verde, quindi la gente lo fa in bicicletta, arriva gente dalla Germania, arriva gente da Sondrio, o scolaresche di Sondrio, che poi quando sono all'interno le seguiamo noi, all'interno del nostro parco le seguiamo noi, e in bicicletta percorrono questo argine del fiume, che è bellissimo, pernottano qua all'interno del parco Adda e poi se ne vanno a Cremona, prendono il treno e se ne tornano a casa. Questa è una cosa che noi ci teniamo, anzi vorremmo riuscire a aumentare la presenza di gente che arriva da fuori, perché vuol dire movimentare magari una piccola economia. Queste sono le porte, chiamiamolo così, del Vacchelli, sono praticamente delle paratoie che servono a regolare l'acqua che scende nel canale. È una costruzione nella seconda metà degli anni dell'Ottocento, del 1890, e siamo proprio in quelle date lì, che era una opera voluta da 32 comuni della sponda cremonese, cremasca cremonese, per irrigare i campi che non c'era acqua. Allora Pietro Vacchelli, che era l'ingegnere, ha ideato, spinto questo progetto e ha naturalmente fatti tutti gli elaborati, e hanno dato inizio a questo lavoro, e direi che di danni ambientali non ne hanno fatti, se non rendere la campagna cremonese e cremasca sempre migliore.